Buonasera, benvenuti alla presentazione di un, non è un libro, ma una vera opera, un'opera d'arte che ho l'onore e il piacere di presentare, innanzitutto con un grande e calorosissimo saluto a Gianfranco Baruchello. E poi ai nostri ospiti che questa sera discuteranno e dialogheranno intorno a questa straordinaria, devo dire, opera di Gianfranco. Innanzitutto Massimo Brai, direttore dell'Istituto, anzi presidente, giusto? Direttore dell'Istituto Treccani, Enciclopedia dell'Arte dell'Enciclopedia Italiana. Carla Subrizzi, che era professoressa alla Sapienza di Storia dell'Arte Contemporanea, ma anche e soprattutto in questo caso compagna di lunga data di Gianfranco, Stefano, il professor Stefano Chiodi, insegna a Storia dell'Arte Contemporanea a Roma 3, e Andrea Vigliani, neo direttore del Museo delle Civiltà. Con questa occasione per noi come Maxi è molto, molto importante, perché con Gianfranco c'è stata una lunga storia che ci ha accomunato, a partire dall'ingresso di una sua straordinaria opera nella collezione del Maxi, Il piccolo sistema, una grande installazione che aveva progettato e realizzato in occasione della sua partecipazione al Padiglione Italia, che ho curato personalmente, del 2013, e che poi è entrata con un atto di grandissima generosità da parte di Gianfranco, di Carla, ma anche della Fondazione Baruchello, all'interno della collezione. Un'opera che un po' racconta tutta la sua visione dell'arte, le sue diverse prospettive, che passano appunto da questa dimensione molto intima, molto celebrale, molto immaginifica, e però poi toccano questa dimensione pubblica, questa dimensione che si apre allo spazio e all'interazione con lo spettatore. Tra l'altro ricordo all'epoca il Padiglione Italia era stato inaugurato proprio da Massimo Brai, allora Ministro della Cultura, allora dei beni culturali, e che si era proprio sdraiato all'interno dell'installazione di Gianfranco. E quindi per noi è estremamente importante continuare ad arricchire la storia di come si può raccontare la poetica di Gianfranco, e in questa occasione appunto la possibilità di farlo attraverso questa straordinaria opera, che tra l'altro anch'essa è entrata con una donazione della Treccani proprio nel patrimonio pubblico del Maxi, e che con un atto di generosità, oltre che della Treccani, anche della Fondazione Baruchello, che ci ha sempre seguito e affiancato in tutte le attività che riguardano la valorizzazione e la promozione del suo lavoro, e di questo appunto li ringrazio. Ma adesso non voglio togliere altro tempo a una discussione che credo si articolerà innanzitutto con la presentazione della struttura, di come è realizzata questa incredibile opera, incredibile enciclopedia dell'immaginario di Gianfranco, e che sarà moderata appunto da Carla, che forse ci introdurrà sulla sua struttura e di come è stata realizzata, della storia di come è stata realizzata, e poi dai nostri ospiti. Grazie.
io naturalmente ringrazio Bartolomeo, ringrazio il Maxi, tutti coloro che sono presenti questa sera, ringrazio e sono qua anche con il pensiero di Gianfranco, che fino all'ultimo istante ha pensato se venire o no e poi ha detto: ah, ma è troppo lunga la strada dalla macchina fino alla sala, scarpa, e perciò ha detto: porta il mio saluto a tutti, caloroso, ed è felicissimo che siamo qui questa sera a parlare di questa straordinaria opera che è dietro alle vostre spalle, tra l'altro. Prima forse di tuttavia, dico, prima di addentrarci, come diceva Bartolomeo, nella struttura, in questo volume che, non so, vi dico soltanto dei numeri: ci sono 3 milioni di caratteri, 1200 immagini, 900 pagine, non è una quantità così per dire quante cose ci sono, è per dirvi che è stato veramente un lavoro di 3 anni che ha impegnato tutta la fondazione. Le persone hanno lavorato, me compresa, veramente a ritmi totali, cioè tutto il tempo che avevamo a disposizione, ed è stata un'immersione in questo mondo veramente molto profonda, e che ci ha consentito poi alla fine, dopo 3 anni, no, sembrava sempre impossibile arrivare, che chiedevamo alla Treccani continuamente delle proroghe, anche Jacopo, no, che qua, Jacopo Ceni, che proprio dall'inizio ha seguito tutto questo lavoro, e Massimo adesso ci dirà lui, e quindi siamo stati poi, al momento che il lavoro era finito, siamo stati veramente felici e proprio orgogliosi di poter dire: abbiamo terminato una cosa di questo genere. E vi dirò qualcosa semmai anche dopo, però penso che sia doveroso e sia molto così significativo per la importanza che questo input, no, ha avuto, questo invito da parte della Treccani, perché questa cosa non si dice poi molto, no? Però il fatto che tutto questo lavoro sia partito dalla Treccani, e che è un lavoro che voi stessi, no, la Treccani stessa ha scritto in molti comunicati che è un lavoro quasi anti-enciclopedico, che comunque ripensa la struttura del volume e enciclopedico, è stata una sfida molto importante. Non era questo l'obiettivo, di sfidare qualche cosa, ma certamente il fatto che fosse commissionato dalla Treccani era ancora più un investimento, no, di energia, di risorse mentali, di tutto quello che poteva andare a finire in questo volume. Quindi Massimo, mi sembra importantissimo che tu dai il via a questa serata. Beh, anzitutto grazie, anch'io ringrazio Bartolomeo Pietromarchi, con lui il Maxi, però devo davvero ringraziare, e credo che dispiaccia a tutti noi che non è qui Gianfranco, perché insomma, per me, credo per tutti noi in Treccani, è stata un'esperienza indimenticabile questo lavoro. Devo dire, come quasi tutte le enciclopedie, e quindi quello che Carla ha detto è proprio vero, io ricordo che una volta, proprio quando mi avvicinavo al mondo delle enciclopedie, uno dei nostri grandi, grandissimi intellettuali, appunto, che hanno fatto un po' la storia dei Treccani, Tullio Gregori, mi disse: vede questi volumi di questa opera che stiamo lavorando, l'insieme dei lemmi, che sono le parole di entrata di un'enciclopedia, con la loro descrizione, se noi dessimo corpo a questi lemmi, sarebbero più alti dell'Empire State Building. E io rimasi così. E poi incominciai a pensare, poi lui continuò a spiegarmi che questa cosa che dicevano i due grandi enciclopedisti francesi, che l'enciclopedia è l'unico strumento capace di fare sintesi di tutti i saperi, in un equilibrio delicatissimo, come dice Diderot, no? Perché bisogna dare le priorità, i criteri, non esiste un ordine cronologico, ma tutto appunto è fatto con quest'ordine alfabetico in cui ogni singola parola è pensata, ripensata, deve essere in equilibrio con tutto il resto. Uno potrebbe dire: un lavoro davvero da matti. Sapete bene che l'autore di una straordinaria opera che è l'Oxford Dictionary,
fu proprio, come dire, passò gran parte della sua vita in carcere perché accusato di omicidio, ma soprattutto perché alla fine proprio in questa costruzione era quasi diventato folle. E quindi la storia nasce un giorno che Jacopo Sceni, che ringraziamo tutti per aver affiancato il maestro Baruchiello, e devo dire Carla, che veramente ha svolto uno straordinario lavoro, mi disse appunto che c'era la possibilità che Baruchiello facesse un'opera per Treccani. Credo che tutti voi avreste immaginato che poteva essere un'opera di Baruchiello, come siamo abituati, credo, a immaginare le opere del maestro. E invece l'idea era che Baruchiello voleva misurarsi con un'enciclopedia. E questo in un'epoca in cui le enciclopedie, diciamo, ahimè, non sono di moda, perché forse tutti noi ci siamo lasciati prendere un po', no? da questa idea di un'enciclopedia libera in cui non sappiamo. Io ho grande rispetto per Wikipedia, lo dico sempre, credo che sia uno strumento utile come lo può essere Google per fare una ricerca. Però probabilmente, mi è capitato di dirlo proprio qui al Maxi, un po' più di attenzione a questa che è una delle più grandi pagine della storia, non solo dell'editoria ma della cultura, dovremmo tutti farla. Perché l'enciclopedia, appunto, se ancora oggi noi sfogliassimo la grande enciclopedia, capiremmo che cosa è stata la Rivoluzione francese. E come dice un grandissimo intellettuale che è Robert Darton, capiremmo che cosa è stato l'illuminismo, ma tutto questo in una sola opera. Sempre Darton dice: se io ai miei studenti dovessi dire, costruite un percorso per capire quanto l'illuminismo e quanto la rivoluzione hanno di rottura col sapere precedente, credo che 100 libri non basterebbero. Ma ognuno di questi poi darebbe un suo punto di vista. Solo un'enciclopedia riesce, come fu l'enciclopedia, a dare questa costruzione del sapere. Quindi quando Baruchiello vuole misurarsi con un'enciclopedia, io sono abbastanza preoccupato, perché è un lavoro di pazienza, ma anche un lavoro di grandissima proprio attenzione e intelligenza, cominciando da quello che io ancora oggi, noi qui abbiamo presentato un'altra opera, l'arte contemporanea, e agli amici che si sono cimentati con quest'opera dico: guardate, fate attenzione che la costruzione dell'emmario è qualcosa di terribilmente difficile. Prima una persona che è qui in sala, incuriosita con un mio ospite, mi diceva: voglio rivedere la voce memoria. Io ricordo bene quella voce, che è una voce importante, una voce significativa. Tutto questo, appunto, deve essere costruito in questo corpus iniziale che gli dà poi la forza all'enciclopedia, perché ognuna di quelle voci ha un significato. E io devo dire la verità a Carla, che mi chiedevo come avrebbe fatto Baruchiello a fare tutto questo da solo. Per darvi un'idea, un'enciclopedia che abbiamo fatto, insomma, alla fine degli anni 90, di 12 volumi, io lavoravo in quella redazione, era fatta da 104 persone. Ma vi sto dicendo la verità, l'arte contemporanea presumo che siano una sessantina, perché se Gregori fosse vivo direbbe perché ormai non c'è più lo stile di una volta. Quindi sono opere davvero in qualche modo che danno questo senso proprio della pazienza, della delicatezza. E tutto questo doveva tra l'altro rientrare in un volume, cosa ancora più difficile, perché ovviamente le scelte, i criteri diventano molto selettivi. Ecco, tutto questo io sono rimasto senza parole man mano che quest'opera andava avanti, si creava. 3 anni è stato quasi un miracolo, devo dire. Avrei scommesso che forse in 5 saremmo stati fortunati, perché un'opera a Treccani normalmente ha bisogno di tempi lunghi. Pensate anche che tutto questo è completamente contro la nostra contemporaneità. Cioè questa nozione del tempo, che tu inizi e non sai quando finisci, che tu non vedi dopodomani. Insomma, in questi giorni a me una delle cose che colpisce molto di questa terribile guerra che stiamo leggendo,
come dire, la bulimia delle notizie, no? Noi abbiamo ormai un diario continuo in un qualunque giornale ogni 3 minuti. Beh, questo lavoro è esattamente l'opposto. Voi dovete privilegiare quelle notizie che rimarranno. Ancora oggi, se voi leggete quando Giovanni Gentile chiede a Chabot di scrivere La voce Rinascimento, beh, io vi invito a leggerla, è una voce straordinaria. Una grande studiosa che insegna a Napoli, che è Emma Giammattei, ha ripreso questa voce paesaggio, scritta anche questa negli anni 30, è una voce incredibile, ancora oggi secondo me andrebbe anche quella riletta. Rita Levi Montalcini, anche negli ultimi anni che aveva un po' di difficoltà a leggere, voleva sempre che io leggessi le voci di farmacologia, lei amava molto questa voce omeopatia, scritta credo nel 38, dicendo, beh, insomma, queste sono voci che ancora oggi hanno un grandissimo valore. Ecco, questo senza annoiarvi, per dirvi che anche questa nozione del tempo, della pazienza, di questo lavoro d'artista ma artigianale, di scrittura da una parte, di sapere immaginare tutto questo corredo straordinario iconografico, beh, a tutti noi ci ha lasciato davvero senza parole. Il ringraziamento a Carla è sentito, perché un po' da noi diremmo ha fatto da caporedattrice, ecco, con un grandissimo direttore enciclopedico. Jacopo e le altre persone in Treccani hanno fatto da redattori, e alla fine, da questo lavoro che ancora Gregori avvicinava molto alla costruzione di una grande opera sinfonica, ha preso forma in quel meraviglioso volume che vedete lì in fondo. Devo dire che nei formati Treccani, e questa è l'ultima cosa, ci sono alcuni formati editoriali, non moltissimi. Lì Baruchello fu inamovibile, voleva il formato della grande enciclopedia, della prima grande enciclopedia, che ha anche quello, ha una storia editoriale che correttamente lui voleva mantenere. Ecco, io davvero devo ringraziare il maestro Baruchello, devo ringraziare Carla e tutta questa redazione Treccani, che intorno a quest'opera credo abbia dato molto significato e valore a quello che è il senso di un'enciclopedia. Grazie. Grazie Massimo. Allora, il tempo non è tantissimo e forse volevo dire qualcosa proprio su questo volume, perché forse, ecco, alcuni di voi non sanno com'è costruito, e voglio dire questo, ecco, prima di tutto, che per ricollegarmi a Massimo, che il volume appunto ha avuto questo formato come quasi l'enciclopedia, perché la prima cosa che insomma è diventato poi un, potremmo dire così, un'espressione che sintetizza quest'opera. L'enciclopedia, la psicoenciclopedia è costruita come se fosse un volume dell'enciclopedia Treccani, ma non lo è. Questa sfida, cioè questo di sembrare l'enciclopedia ma non esserlo, ora vi dirò in che senso è così, ma il lavoro anche di avvicinarsi così tanto dal punto di vista grafico, dal punto di vista del formato, dell'impaginazione al volume Treccani è stato anche il risultato del lavoro di Edoardo Visalli, e lo dobbiamo dire che insomma si poteva muovere in una gabbia anche limitata, perché doveva sembrare un'enciclopedia però con delle piccole variazioni che la rendevano anche un'altra cosa e differente. Allora, qui vedete questo meraviglioso cofanetto, così come si apre l'enciclopedia. Qui è una foto anche per ricordarci un momento importante, quando è finito il lavoro Baruchello che firmava i volumi. Ma vi volevo far vedere, ecco, il cofanetto contiene una busta dove intorno alla tavola 128, che contiene una grafica di Baruchello, che è sempre in questa scatola, e poi c'è questo libro marrone, che è un libro che poi la Treccani ha chiesto a me per fare come una guida, diciamo, del volume. Si chiama Note a margine della psicoenciclopedia possibile. Questa è la grafica all'interno. Queste sono le mostre, questa è la presentazione che chiude in un certo modo una serie di presentazioni che abbiamo fatto, come vedete qui, a Ginevra con una mostra.
E così era una mostra di disseminazione delle tavole, delle parole e dei disegni che Baruchello ha fatto durante il lavoro dell'enciclopedia, perché lui faceva ancora altre cose. Questa invece è la presentazione che abbiamo fatto al Pompidou, che ha avuto una forma come di più di nelle vetrine, nelle bacheche c'erano i documenti, e un'installazione che Baruchello ha voluto proprio così sui tavoli della biblioteca Kandinsky, intorno ai quali poi abbiamo fatto una bellissima tavola rotonda con Valéry d'Acosta, con Philippe Alain Michaud, con Ernst van Halfen ed altri personaggi che hanno partecipato. E l'ultima cosa l'abbiamo fatta a New York, proprio a dicembre, una bellissima giornata dedicata all'enciclopedia con interventi anche qui molto importanti di tantissimi, anche Braca Ettinger, Sharon Ecker, che sono intervenuti per parlare ognuno dal proprio punto di vista di questo volume. Ecco qua il volume con l'interno, quest'altro volume, qui lasciamo stare, era un po' l'indice, e qui arriviamo per capire velocemente come è fatto. Vi volevo far vedere, per esempio, prendiamo la prima pagina, c'è una voce, Abaco. Eccola qua, io non riesco a leggere, forse voi, ecco sì, da lì riuscite a leggere. Vedete che ogni voce è tradotta in cinese e in arabo, naturalmente soltanto il lemma. E Abaco ci sembrava straordinario iniziare da Abaco, perché è proprio la parola prima, Ab-A, no? Cioè più di prima, più di così non ci può essere una prima parola. Ed era interessante, poi come vedete ogni parola ha una sorta di riferimenti, no? Cioè questi alfabeto, contare, frammento, sono i rimandi interni di ogni lemma che è nell'enciclopedia. Quindi le prime parole in maiuscolo sono i lemmi interni a cui rimanda ogni termine che sta nell'enciclopedia. Dopo c'è la descrizione, che ha verissime forme, può essere in forma di appunti, può essere a volte un sogno, può essere un'ipotesi, un esercizio per pensare a qualcosa, può essere anche un racconto più autobiografico. Questa varietà rende pure l'enciclopedia una sorta di dispositivo caleidoscopico, fatto veramente corale, sembra scritta da più persone, e invece in fondo sono soltanto i testi di Baruchello. Poi ci sono i riferimenti che rimandano alle voci, ho messo una freccetta per farvi vedere ora come si arriva a questa tavola a cui rimanda Abaco, e poi una bibliografia. La bibliografia è un racconto anche questa, perché Baruchello dice ah sì, ma per Abaco mi potrebbe venirmi in mente questo libro, quest'altro libro, oppure ah sì, quel viaggio che ho fatto, le persone che ho visto, delle fotografie. Insomma, la bibliografia è un altro meta racconto della voce, e quindi è anche questa una cosa interessante. Ecco, per esempio, si va a questa tavola e Abaco è quell'immagine 4, questa strana cosa con questo attrezzo, no? Che diciamo a questa persona in testa. Ci avviciniamo appunto alla parola Abaco, però come vedete questa immagine 4 non è soltanto Abaco, ma è Abaco, io non vedo proprio da qua, apribile, ascolto, incerto. Allora uno dice no, adesso prendo incerto e vado avanti e vado a vedere che cosa c'è in incerto. Si va alla parola incerto e si può andare ad un'altra tavola. Si va a questa tavola e si trova questo tipo di immagini, che sono le immagini, per Baruchello sono la cosa a cui lui più tiene in qualche modo in questo volume, perché i suoi testi erano tutti testi d'archivio e lui ha riattivato tutti gli archivi, qualsiasi appunto, abbiamo trascritto tantissime cose perché appunto la sfida era arrivare a queste 400 pagine anche di voci. Ma le immagini invece sono tutti i suoi archivi, e queste per esempio sono foto che lui colleziona da sempre, cioè più che collezione sono proprio i suoi archivi per pensare. E quindi qua per esempio sono tutte immagini che facevano parte di una raccolta che si chiama Foto di Foto, e sono immagini vecchie, no? Abbastanza, che fanno parte della storia. Infatti in questo volume c'è anche la storia del Novecento, c'è la storia del colonialismo, del postcoloniale, c'è tutta la storia del Novecento con una serie di immagini che per cortocircuiti rimandano a tantissime vicende. E come vedete c'è anche quante mascherine che ci sono in questo volume, e quante anche maschere per il gas, è una cosa veramente, dopo ci ho anche pensato, e quanto poteva essere un volume che nasceva in tempo di Covid, in tempo di un attraversamento generale di paura, di ansia, di angoscia. Questo titolo, Psicoenciclopedia,
aveva veramente anche una funzione da questo punto di vista, oltre che essere anche tutto il mondo di Baruchello che tornava a essere qua in questo volume. E da questa tavola si va ad un'altra parola, vedete, per esempio, invece di continuare sulla stessa linea, per esempio si va ad archivio, si va alla parola archivio all'interno del volume e si sceglie, per esempio, invece di andare sui riferimenti e quindi andare in una tavola, invece si sceglie per esempio la parola contraddizione, no? È un percorso possibile e si va alla parola contraddizione che si trova poi in una tavola e si trova da qui, noi dalla parola archivio, dalla parola contraddizione, poi scegliamo di andare per esempio all'lapsus e dall'lapsus si va poi verso un altro termine, ecco qui era contraddizione, lapsus e così via. Quello che, ecco, vedete che andando così da una parte all'altra, cioè una parola rimanda a delle immagini, ma le immagini rimandano ad altre parole, le parole ad altre immagini, il percorso è infinito, per questo può essere inteso come un lavoro sul sapere, un sapere come tensione, non come accumulo di informazioni, cioè non è che chi legge l'enciclopedia sa più cose, ma è la curiosità, è il desiderio di sapere che sono veramente l'oggetto fondamentale di questo lavoro, che quindi anche questo, no, non si va per accumulo di informazioni, ma si va per tensione, curiosità, avventura nel sapere e come qualsiasi avventura può portare nelle direzioni più impensate. La cosa che vi volevo anche far vedere, così per non prendere troppo tempo, a parte ci sono tutte queste parole che io pure nel mio libro ho chiamato neutre, che sono tutte queste parole quasi, intanto, altro che, altrove, che sono parole, avverbi che si possono mettere ovunque, possono andare bene in qualsiasi situazione, perciò per esempio c'è una tavola, ci sono tutte le parole che possono essere più vicine alle immagini, anche se si è cercato veramente di non fare rappresentazione, che un archivio facesse vedere un archivio, che un abaco facesse vedere un abaco, ma delle anche già derive delle parole di senso. E la cosa interessante è che ogni tanto si trovano anche nelle tavole quasi altrove, altro che ci rimandano appunto in varie direzioni. Tuffarsi, per esempio, una parola che c'è nell'enciclopedia, ci sono diversi tuffi in questo volume, ma è molto divertente anche perché il tuffarsi diventa tuffarsi nel vuoto, tuffarsi nell'incognito, nell'incerto, e anche questo assume quindi un valore metaforico e molto importante anche proprio per Baruchello, come l'acrobazia, lo sport, sono estremamente ricorrenti. Vedete, questa per esempio è una tavola proprio tipica dove ci sono delle cose più acrobatiche, ma c'è anche questo signore che guarda una palla di vetro, una sfera, un mondo, e queste sono delle contraddizioni, dei cortocircuiti, potremmo dire, semantici, ma anche delle immagini iconografici che Baruchello ha veramente voluto, perché la domanda che lui vorrebbe l'utente, no, di questo volume si facesse è: che c'entra? Perché quell'immagine è vicina a quell'altra? Non c'è tematicità nel volume, non è che c'è una tavola della guerra, non c'è una tavola del paesaggio, una tavola dei volti politici, c'è un continuo scorrere di tutto in tutto. In questo è fluida veramente, potrebbe dire Zygmunt Bauman, no? Cioè che veramente è un volume... Io penso che questo sia veramente anche un altro elemento importante e attuale di questa enciclopedia. Il dolore, la guerra, ora vi faccio vedere, ci sono in questo volume, e qui continuano, ecco così, queste immagini, vediamo se va avanti, per esempio questa è una parola intanto che, come vi dicevo, sono bellissime queste descrizioni molto poetiche. Ecco, per esempio, vedete, la guerra in qualsiasi epoca, il dolore, la violenza, e anche edifici che appunto vengono distrutti in tempo di guerra, in tempo di situazioni di questo genere, però non ci sono le immagini delle tavole organizzate soltanto con l'immagine di violenza, ma è tutto messo sempre in una sorta di contraddizione, la guerra e l'ironia, la comicità e diciamo quello che può essere l'attualità. E questo è un'altra cosa importante, come dire, la guerra è sempre presente, potrebbe essere una situazione che ci sorprende in qualsiasi momento, anche se per esempio qui c'è uno sportivo che sta facendo qualcosa, oppure c'è un esperimento scientifico che sta andando in atto, oppure anche queste immagini, una tavola alla quale una delle quali Baruchello ha
veramente voluto e alla quale tiene tantissimo, che è un'immagine che ci ricorda anche un momento terribile, no, della storia del Novecento, un momento che si ripete nella storia dell'umanità da tanto tempo e che qui è messa anche vicina in maniera molto provocatoria a tre bandiere dell'America. L'ultima tavola è questa, che è l'unica tavola che ha la parola psicoenciclopedia, perché se andate alla voce psicoenciclopedia, psicoenciclopedia dice, rimanda a tutte le voci del volume, e l'unica immagine che ha un collegamento con la parola psicoenciclopedia è questa piccola lince che ha la posizione più, potremmo dire, così molto defilata, che mentre sta avvenendo qualcosa che ha a che fare addirittura col postumano, lei gira le spalle e se ne va. E questo mi sembrava l'ultima immagine del volume, una chiusura straordinaria anche che rispecchia un po' il modo sempre anche non monumentale e disseminato di, che fa parte proprio di un metodo di lavoro di Baruchello. Vi ringrazio. Adesso ecco, è importante che Stefano Chiodi e Andrea Vigliani ci raccontino un po' il loro punto di vista su tutto questo lavoro. Stefano, insomma, sono tutti amici, abbiamo lavorato tanto insieme sia con Andrea Vigliani, con Stefano, e Stefano si è trovato questo volume in mano, anche il mio libro, diciamo, e che cosa ci hai fatto con tutto questo? Sarà molto bello che sentirtelo raccontare. Sì, grazie anzitutto per questo invito che mi fa molto piacere ricevere, perché in qualche modo, sia ovviamente per la stima straordinaria che nutro per Baruchello come artista da sempre e che qui scopro appunto in tutta la sua ricchezza e la sua straordinaria profondità di sguardo e di storia personale, sono 7 decenni, si può dire 8 decenni raccontati in questo libro, veramente qualcosa di assolutamente eccezionale, un po' per motivi autobiografici, anche perché io ero un piccolo lettore della Treccani da ragazzino, mi ha fatto molto male questo, evidentemente, non stare di più a giocare a pallone, ma in casa mia c'era la grande enciclopedia e quindi infatti queste voci, questi lemmi sono un po' diventati i compagni della mia infanzia e devo dire che sono in questi giorni giusto 30 anni da quando Luigi Spezzaferro mi chiamò a collaborare alla grande enciclopedia, alla appendice, non so quale numero era, 14, quinta appendice negli anni 90, e mi disse, io in berbe giovincello, diciamo fresco di studi, mi disse, perché non scrivi, e mi disse un elenco di voci, io così ingenuamente e un po' in maniera un po' avventurosa accettai, e da qui è nata poi questa vicenda, diciamo, di essere diventato un autore dell'enciclopedia, cosa che, diciamo, mai avrei immaginato sinceramente, se ripenso all'appunto a quando ne ero invece il lettore. Quindi ci sono vari motivi per cui stasera mi sento particolarmente onorato da questo invito, e naturalmente anche un po' spaventato, dicevo appunto a Carla nel momento in cui lei mi ha rivolto questo invito, e di fronte alla mole, ai 3 milioni, fatidici 3 milioni di caratteri, ma soprattutto alla forma del volume di enciclopedia, che appunto è identica a quella della grande enciclopedia italiana, come faccio? E lei mi ha rassicurato, mi ha detto, no, tu segui un tuo percorso di lettura, rifletti, diciamo, su quello che ti interessa, e quindi questo ho fatto. Ecco, naturalmente sono, come dire, come tutti i lettori di enciclopedia sanno, nessuno legge da cima a fondo un'enciclopedia, ma in qualche modo, appunto, come prima diceva Massimo Brai, la forma dell'enciclopedia rivela il sapere e la coscienza di un'epoca intera, quindi indubbiamente questa psicoenciclopedia possibile rivela veramente una sorta di ritratto in assenza di un artista eccezionale, eccezionale per molti punti di vista, naturalmente per la sua incredibile, lunghissima presenza nell'arte dello scorso e di questo secolo, ma anche perché rispetto alla storia della modernità italiana, Baruchello è una eccezione per molti versi, se non altro perché, per esempio, è un artista che scrive, e scrive molto,
e si autoanalizza molto, è una forma di presenza che, per quanto abbia illustri precedenti, non è così frequente, soprattutto nel secondo Novecento in Italia. È un paradigma diverso, quello che lui ha praticato, ed è sicuramente una delle sue, dei tratti della sua, appunto, eccezionalità. Eccezionalità anche per un'altra ragione, che Baruchello ha praticato precocissimamente, a parte le sue relazioni internazionali, ricordiamo appunto il suo esordio, si può dire, internazionale celeberrimo nella mostra da Sidney Janis nel 1962, che segna un po' la nascita, diciamo così, della pop art come fenomeno riconosciuto a livello internazionale, ma soprattutto si è impossessato di saperi e di conoscenze che vanno dalla tecnica all'ingegneria, dal design a quelle, diciamo, più legate ai linguaggi artistici, ma anche alla psicoanalisi, alla storia e alla filosofia, che sono veramente degli ambiti che lui non solo ha frequentato come tutti noi che siamo lettori o curiosi, ma li ha vissuti dall'interno, si può dire, ne ha cercato costantemente per 7-8 decenni, ne ha cercata costantemente un punto di contatto con la sua pratica artistica. E dunque, chi è Baruchello? La prima cosa che ho fatto è leggere la voce, autobiografia ovviamente, prevedibile, ma in questo senso imprevedibile, perché come abbiamo sentito da Carla, la enciclopedia non è una struttura rigida, no? È una struttura che si rincorre, che si apre al suo interno e si annoda come, appunto, una sorta di essere come un grande organismo vivente. Dunque, chi è Baruchello? Ecco, quattro righe: ricerca da anni la possibilità di riprodurre nei diversi modi dell'arte uno spazio dove le contraddizioni possano coesistere, dando luogo a una serie di piccoli sistemi da proporre come alternativa ai grandi sistemi, alle ideologie, alle fedi. È una dichiarazione, ovviamente il testo è molto più lungo, ma è una dichiarazione essenziale, perché ci situa esattamente quelle che sono alcune delle ragioni fondamentali di Baruchello, una delle quali, appunto, è quella di essere stato testimone unico, ormai testimone vivente dell'epoca fascista in Italia, dell'aver vissuto una infanzia e adolescenza e prima giovinezza fascista. È stato balilla, è stato avanguardista, è stato mandato in Russia a combattere, questo, diciamo, per, incredibilmente lui ne parla, appunto, nei testi, ma poi ha vissuto tutto quello che è venuto dopo, quindi è un testimone eccezionale. Dunque gli dobbiamo veramente, come dire, un rispetto, un riconoscimento eccezionale. Non sta parlando di cose lette, sta parlando di cose esperite sulla propria pelle fin da bambino, fin da quando, come racconta in una di queste voci che si intitola Autoanalisi, racconta delle adunate a 7 anni vestito da balilla con la pioggia, eccetera, e insomma il piccolo bambino inquadrato al Tiburtino, diciamo in un quartiere di Roma, appunto, dove è cresciuto. Questi testi però hanno una particolarità, Carla lo ricordava prima, sono cioè legati tra di loro da dei legami che apparentemente non sono così decifrabili a prima vista, sia dal punto di vista delle voci, dei lemmi, appunto, veri e propri, sia dal punto di vista delle immagini. Sicché questa dichiarazione, per esempio, che vi ho appena letto, che parla, appunto, di coesistenza delle contraddizioni, uno la può prendere come una dichiarazione, diciamo così, densamente poetica, quando però poi la paragoniamo ad altre dichiarazioni che però spostano l'accento, per esempio, su quello dei linguaggi artistici, per esempio nella voce retrovisione, che è una delle più dense, anche forse delle più lunghe, credo, del volume, si leggono delle eccezionali riflessioni sul suo essere diventato artista, prima di tutto essere diventato poeta, diciamo, questa era la prima ispirazione, ma poi anche dell'abbandono della poesia a favore dell'immagine, che viene spiegato così:
L'immagine senza patria, senza grammatica e sintassi, l'immagine senza confini, prelevata dal sogno, il tramite surreale, per convogliare, cifrare, nascondere quanto la parola invece esplicita, l'immagine come strumento del tutto è possibile, come libertà dalla logica e dal senso, come strumento più liberatorio e più ambiguo. Ecco, vedete, noi i piani biografico ed estetico, il piano dell'arte, il piano dell'essere artista si intrecciano costantemente, e tra l'altro quello che trovo affascinante, appunto, non so se Carla lo ha detto, non mi sembra, cioè no, questi sono testi che sono già stati scritti da Baruchello, ma vengono qui raccolti in una forma e montati in una forma che trascende la loro singolarità, diciamo così, no? Questi sono testi a volte d'occasione, a volte sono scartafacci o appunti manoscritti, in altri casi sono testi pubblicati con una loro vita formale, diciamo addirittura libri veri e propri, però in questo caso questi frammenti sono veramente, vivono all'interno di un nuovo montaggio, cioè in pratica Psicoenciclopedia Possibile ripete ciò che il grandissimo cinema sperimentale e arte sperimentale di Baruchello ha fatto, cioè ha letteralmente, no, montato e rimontato, ed è il montaggio che dà senso, un nuovo senso possibile, appunto, a un archivio, in questo caso un archivio personale, ma anche un archivio di immagini, un archivio di spezzoni cinematografici, di code di film, come appunto sappiamo. Il materiale, cioè grezzo, che grezzo non è ovviamente, se non in una parte relativamente grande, viene ulteriormente raffinato e riscritto, senza che però questo gli conferisca un ordine di lettura, diciamo, lineare. Ci sono alcune frasi che mi hanno colpito moltissimo, ce ne sono veramente tantissime, adesso ne sceglierò qualcuna. Per esempio questa, naturalmente sta parlando di sé, retrovisione sempre, spogliarsi della forma di pura energia per rinascere, enfant de cristal, fragile e durissimo, ancora vivo produttore di ipotesi, impresario e soldato della mente. Una di queste maniglie o ormeggi è stata la coscienza, l'esplorazione, o meglio, la conoscenza del paradosso onirico, torna appunto il sogno. Il rendersi conto per la prima volta che far convivere le contraddizioni, non solo analizzarle marxianamente o farne classifiche, era possibile nell'arte così come nel sogno. Vedete, quel discorso che si riferiva alla sua biografia, questo è un discorso invece, diciamo così, storico-politico in qualche modo, no? Baruchello vive negli anni in cui la dialettica marxista serviva a interpretare la quotidianità, si può dire, almeno questa è, diciamo, un po' l'immagine un po' caricaturale, bisogna dire, che abbiamo di un certo mondo italiano tra anni 40 e 60, si può dire, ma capite bene che far convivere le contraddizioni, se lo decliniamo con l'orecchio, diciamo, legato a questa parola feticcio del marxismo che era appunto contraddizione, diventa una grave infrazione alla norma, no? Cosa che appare qui chiaramente quanto non apparisse prima, che anche nella propria vita o nelle proprie opere le logiche parallele, suscitatrici, non dimentichiamolo, di ironia e umorismo consolatore del superio, erano praticabili. Credo che appunto chi è curioso di Baruchello ne trovi di queste espressioni così illuminanti, anche così straordinarie, in qualche modo la lucidità appunto dell'artista e gli echi che questo pensiero. Il fatto che si ritrovino espressioni o frasi simili naturalmente è ovvio, ma che queste espressioni e frasi simili si illuminino a vicenda, questo è qualcosa di reso possibile soltanto da questo oggetto appunto enciclopedico. Abbiamo appunto, qui avevo appunto sottolineato alcune righe, alcuni punti della voce
Balilla, che è quella appunto in cui si raccontano le sue o noi disavventure infantili, e finalmente arriviamo a alla voce immagine, la voce immagine che è ovviamente, come potete immaginare, la voce diciamo in qualche modo decisiva, anche se tutte lo sono, immagine che viene qui appunto per dire quali sono i lemmi in relazione, ve ne leggo solo qualcuno, ce ne sono varie decine, adiacenza, alfabeto, anamorfosi, oppure cortocircuito, didascalia, disattenzione, oppure metafora, movimento, musica, tutte allitterazioni, tra l'altro lette così sembra quasi un poema libero. Vi leggo solo qualche frase. Il linguaggio delle immagini a carattere illimitato è il tentativo di tenersi in contatto percettivo con il continuo accadimento tra il naturale e il casuale, nell'essere nel mondo per il tempo e nei luoghi capitati in sorte. Come si usa questo linguaggio? L'attitudine pratica è lasciarsi scegliere dal momento in cui si impone una necessità interiore. Naturalmente l'orecchio, lo storico dell'arte qui si rizza subito, perché dentro questa frase c'è naturalmente una conoscenza molto profonda del surrealismo e della teoria di quello che si dice in francese le hasard objectif, il caso oggettivo, cioè il fatto che appunto le cose si impongono alla coscienza come necessarie nel momento in cui le vediamo, no? Questo è uno dei grandi segni, sintomi meglio, di quanto Baruchello sia il vero, unico, grande interprete italiano del surrealismo, cosciente, diciamo, gli altri lo sono stati in maniera diversa, ma in qualche misura questo link è estremamente affascinante. Ancora una breve citazione, poi mi avvio a terminare. Da dove nascono le immagini? Ricerca di immagini di forte significato sintetico, le vedete sul scorrere dietro le mie spalle, ciascuna con un valore semantico del tutto personale, immagini costruite a partire da frammenti di oggetti trovati o scelti in luoghi e circostanze cui poteva attribuirsi il ricordo di una particolare tensione o necessità di identificazione con quell'oggetto, attribuendogli una specie di potere rappresentativo. Ogni immagine è collegata o collegabile a un riferimento mentale, a fatti, oggetti, persone, momenti, luoghi ricombinabili fra di loro. È esattamente quello che vedete dunque sullo schermo. Questo testo non so da quale contesto fosse, diciamo, in quale occasione fosse stato scritto, in quale contesto era presente, ma sicuramente questa è la meta didascalia di tutte le tavole che state vedendo, no? Quindi in qualche modo, e questo e concludo appunto, l'artista è colui che mette in opera una strategia di riscoperta del visibile, che coincide però con una strategia di riscoperta di se stessi, perché appunto il primo soggetto a essere indagato naturalmente è proprio l'inconscio dell'artista. E concludo con una citazione molto bella che si trova nella voce infraspazio, collegata al concetto di infrasottile, che è un concetto centrale della poetica di Marcel Duchamp, ovviamente, che come tutti sappiamo era entrato in rapporti diretti Baruchello con Duchamp negli anni 60, ci sono stati degli intensi scambi tra i due. Questa frase mi ha molto colpito e in qualche modo la vorrei prendere appunto a chiusura. Sapersi nella condizione di instabilità, di disequilibrio, insieme alla sensazione di agire ai confini, sull'orlo, al limite infrasottile delle cose, determina la coscienza del mutare. Ecco, forse proprio quello che alla fine questo straordinario volume di una psicoenciclopedia, dunque sapete che appunto l'idea di enciclopedia contiene un'idea di ciclicità e di sistema, no? Ecco, psicoenciclopedia, evidentemente già in questo c'è una scelta diversa. Questa frase ci mette in condizione di capire appunto la posizione del soggetto che ha fatto la psicoenciclopedia e che l'ha, prodotta come insieme di pensieri e immagini, un insieme che deve continuare a sorprendere, che continua a sorprenderci, ma che continua a sorprendere probabilmente anche chi l'ha fatta, perché appunto questa
questo effetto di rinascita, di refresh, no? Si direbbe oggi, costante della conoscenza e della memoria e dell'esperienza, e ciò appunto che è la posta in gioco dell'arte per Baruchello da sempre. Grazie. Grazie Stefano, straordinario questo tuo percorso in queste voci veramente autobiografiche, che sono quelle che forse hanno delle poche che hanno la prima persona, sono scritte in prima persona, mentre non so se siete riusciti, sì, lì, cioè dove era possibile, perché ecco, questa è una cosa che è venuta fuori anche da quello che hai detto tu, tutti questi testi Baruchello li aveva scritti, a volte erano in forma di appunti, quindi parte le trascrizioni eccetera, ma sono stati tutti riscritti un'altra volta per l'enciclopedia, cioè l'enciclopedia ha riattivato tutti gli archivi che sono alla Fondazione Baruchello, e questi archivi sono stati proprio ripensati, rimodellati, rimontati ai fini dell'enciclopedia. Non è soltanto prendere un testo e metterlo nell'enciclopedia, sarebbe stato troppo semplice, invece sono stati riscritti in terza persona per renderli a volte anche più enigmatici, e molto spesso con quelle immagini che vedete poi nella seconda parte, se mancava un testo, attraverso piccole interviste, no? Piccole baruche, ma che cos'è questa, così il tuffarsi, cose che gli venivano, che aveva selezionato, lui nell'immediato diceva delle cose e poi venivano ritrascritte. Quindi un'altra sfida di questa enciclopedia è stata quella di dire: è possibile dopo il web immaginare sulla carta un sistema di link che è come proprio quello della navigazione in internet? Perché se noi potessimo cliccare su queste parole andremo a svariate immagini, e così potrebbe avvenire il contrario. Invece tutto questo è in un volume Treccani, quindi non, tra le immagini e le parole c'è un rapporto di link, non di rappresentazione, di immagine, di una parola, di un lemma, sarebbe stato troppo semplice. Io voglio approfittare anche proprio di questo montaggio straordinario per ringraziare, che credo sia anche qua, Laura Carini, che è stata veramente la magia che tutti questi link tornassero alla perfezione, un ingegnere potremmo dire dell'enciclopedia Treccani, come anche Daniela Zanoletti, che ha lavorato tanto al mio fianco per arrivare a questa straordinaria opera. E adesso Andrea, che è il direttore appena arrivato a Roma, noi siamo felicissimi, non vediamo l'ora di venire a visitare questo Museo della Civiltà, sì, ti diamo il tempo di metterci le mani, però ecco, proprio in quanto anche insomma con Andrea abbiamo fatto tante cose a Napoli, al Madre, è stato molto vicino a Gianfranco a partire dalle immagini, soprattutto del cinema, e ha sempre stato molto attento proprio alle sue operazioni di montaggio. E quindi Andrea, avere tra le mani questo volume, cosa ha provocato in te? Innanzitutto grazie per essere stato, come dire, invitato qui questa sera. Un po' è accaduto, direi, sulla scorta anche del metodo di lavoro della psicoenciclopedia possibile, per puro caso e per una ragione precisa allo stesso tempo. Per puro caso perché ero appena arrivato a Roma qualche settimana fa e sono stato invitato a cena all'ultimo momento, e per puro caso, da Carla e Gianfranco, e ho potuto vedere dal vivo e sfogliare questo capolavoro. E per una ragione precisa, perché stavo riflettendo su alcune cose che la lettura, anche se più distratta della splendida lettura molto iper sottile di Stefano, ci ha permesso, quindi, di entrare più in dettaglio. Anche da una lettura distratta ho capito alcune cose che per me erano abbastanza urgenti da sdefinire o da riaprire, per ridefinire in un altro modo, all'inizio di questa sfida. Quindi abbiamo detto: beh, stasera, se vuoi, come dire, approfondire questo discorso attraverso la sensibilità e il metodo di lavoro di Gianfranco, fallo. E allora sono qui per dire poche cose. Una è che avere a che fare con un progetto come un'enciclopedia Treccani, che viene reinterpretata e riposizionata dal punto di vista di Gianfranco Baruchello, è molto interessante, perché se si lavora in un museo
e magari un museo come quello delle civiltà, che è di per sé la definizione di museo enciclopedico, che è la traduzione, diciamo così, plastica, tridimensionale, 80.000 metri quadri, più di 10 milioni tra documenti e manufatti, si ha a che fare, come dire, con questa evidentemente preoccupazione categoriale, archivistica, di capire il più possibile, di restituire il più possibile. È l'errore più sbagliato che si può pensare di fare in un museo che ha a che fare, nella sua apparente incoerenza, con qualche cosa di estremamente urgente, di estremamente contemporaneo, di estremamente anti-enciclopedico, come l'idea di civiltà. Ed è, come dire, vero che questo museo ha a che fare con qualche cosa che dovrebbe essere trattato da un punto di vista diverso di come lavorano i musei in generale e di come lavorano le enciclopedie in generale, perché ha a che fare con cambi di paradigma sostanzialmente. Parlare di preistoria è già un termine sbagliato, parlare di arte orientale è già un termine sbagliato, parlare di colonialismo o decolonizzazione, parlare di arti e tradizioni popolari, sapendo che sono state messe lì in un palazzo per la grande esposizione universale dell'Euro del 42, di fronte a quelle che evidentemente venivano considerate arti e tradizioni popolari non italiane. Peccato che probabilmente, se andiamo a chiedere ai makers di quelle opere, dal Congo, dalla Thailandia, dalla Cina, dal Brasile, non le considerano arti e tradizioni popolari, sono magari, come dire, elementi che hanno a che fare più con l'arte che con la tradizione, o con la fede più che con l'arte e la tradizione. Quindi è tutto un po' sbagliato come li abbiamo guardati, come li abbiamo musealizzati, come li abbiamo interpretati. I lemmi, le voci, le tavole, le immagini che accompagnano questa conoscenza sono un grande errore. E, come dire, citando Michael Taussig, un antropologo che mi sta anche ispirando molto, sono tutte operazioni agrodolci, un'altra contraddizione, cioè la bellezza del manufatto e il senso di colpa dell'averlo. A Roma, all'Eur, è presentato così. Quindi, come dire, preso dall'ansia, come dire, di iniziare un percorso di riscrittura completo, per esempio dall'ansia di entrare tutti i giorni al museo e di dover passare sotto una scritta che per me non è così diversa da quella di un campo di concentramento, che dice preistorico trattino etnografico, è qualcosa che non riesco proprio, ogni giorno ci devo passare sotto ed è, come dire, veramente una condanna all'incultura equiparare ciò che è preistorico e ciò che è etnografico, Neanderthal e magari la cosiddetta arte africana. È talmente, come dire, urgente il desiderio di farlo provare a farlo in un altro modo, che ho deciso che fondamentalmente ho bisogno di una guida, anzi di una doppia guida. Di una guida che mi permetta di fare le cose dicendo, soprattutto appunto data la delicatezza di questi manufatti e di questi riferimenti, facendo le cose senza farle in un modo univoco, farle in un modo almeno duplice, se non molteplice. Trasformare tutto quello che noi diciamo anche editorialmente in prove di stampa, in una celebrazione della potenzialità di ciò che sta vicinissimo ad un'altra interpretazione, addirittura al suo contrario, quindi in un modo ipersottile. Sfogliando questa psicoenciclopedia possibile, io ho trovato, come dire, molto bello che a un certo punto Gianfranco scriva di come ci è arrivato finalmente, grazie a Treccani, grazie a Carla, grazie a tutti coloro che hanno lavorato. E però negli anni questa stessa psicoenciclopedia possibile era qualcos'altro, ed era la grande enciclopedia del sensibile umano, l'archivio degli archivi, l'archivio dei cinque cuori o delle ossessioni, il manuale enciclopedico, il libro dei libri, il libro nerissimo, aperta parentesi, ovvero un libro
la cui parte testuale fosse scritta in maniera tanto fitta e con carattere così piccolo da risultare nerissima e quindi illeggibile. E poi ho trovato anche una definizione che mi ha, mentre, come dire, sfogliavo quelle pagine, ha fatto l'effetto quasi di un'epifania. Il museo dei materiali, ad esempio il museo dei martelli o il museo dell'utensile superfluo. Allora, non credo che ci sia solo, ne parlo anche con alcuni artisti e artiste, alcune delle quali sono compagne di strada dei programmi del Maxi, e sono felicissimo di essere stasera con Treccani, Carla, quindi Gianfranco e le colleghe e i colleghi del Maxi, perché, come dire, non credo sia l'unica strada quella di riscrivere le cose, come anche mi è stato suggerito, con un'attenta analisi dei dettagli, con una puntuale riscrittura del rimosso, con un ribaltamento della prospettiva, con un dare la voce a chi non l'ha avuta, con lasciare la parete bianca rispetto al fatto che non c'è una risposta. Certo, questo è anche qualcos'altro, perché è talmente, come dire, forte e complessa la energia psico possibile di questo tipo di museo che credo che non ci sia solo un modo di risolvere le cose. Allora, la mia doppia guida, acquistando una copia della psicoenciclopedia possibile e mettendola all'ingresso del museo insieme ad altri materiali che raccontano le complicate storie, tra cui una selce che ha, credo, 15.000 anni e non hanno ancora capito gli antropologi se è un pugnale per uccidere, un coltello per tagliare e mangiare, quindi può essere l'una cosa o il suo contrario. Vorrei, come dire, che attraverso anche la presenza di questo libro noi potessimo entrare in punta di piedi in un territorio sconosciuto, avendo come guida, attraverso la psicoenciclopedia possibile, due Gianfranco Baruchello. Mi piacerebbe il Gianfranco Baruchello che conosco, il grande vecchio, il grande maestro, e quel ragazzo Balilla, come dire, che dall'altra parte, tenendoci per mano, accompagnino me e tutti i visitatori con l'innocenza di un bambino, che si dice quel museo piace molto ai bambini, con l'innocenza di un bambino e con la saggezza di un adulto, possa avere almeno questa doppia lettura, accompagnarci, diciamo, in questo grande museo enciclopedico con una enciclopedia psico possibile. E quindi, Carla, fra pochi mesi con questo ingresso e con te insieme a tutti noi. Allora, ci sarebbero veramente tantissime cose da dire, ma non lo possiamo fare. E, insomma, il fatto che è comparso anche questo libro marrone, mentre è, che ci so, è un altro libro di 200 pagine e che sono state scritte per ragionare e riflettere su tante cose che sono emerse questa sera, e che questa enciclopedia è veramente, la, come diceva Andrea, ecco, questa è una cosa molto importante. L'enciclopedia ha anche riflettuto sul fatto che non ci dovevano essere confini, confini temporali, confini delle definizioni, confini della storia, per questo tutto fluisce, ed è, questa è anche una cosa importante, infatti qua non c'è il colonialismo, il postcoloniale che dicevamo, cioè c'è invece un continuo ripetersi anche nella storia. Baruchello è stato un lettore di Genti e Paesi quando era piccolo, era l'enciclopedia dei bambini in qualche modo, dei ragazzi. E questo è molto bello perché ci sono qua nell'enciclopedia, lui ha raccolto immagini da Genti e Paesi che sono proprio le immagini che sono negli immaginari di tutti quelli che forse sono cresciuti, anche quelli della mia età, no? Che sono cresciuti con un certo tipo di letteratura, quindi il primitivo col gonnellino, un po' selvaggio, ed è un tipo di immaginario che è stato costruito attraverso un certo tipo di letteratura, e questo è importante perché qua semmai quel gonnellino, quel primitivo, è messo accanto a un'immagine molto contemporanea oppure a un'altra distorsione della contemporaneità dal punto di vista di una definizione possibile. Vorrei dire qualcosa, cioè se qualcuno mi portasse il mio libro per leggere la parola psicoenciclopedia,
perché forse invece portare il volumone è troppo grosso, oppure se loro possono mettere la quart'ultima immagine, ho visto che era, se non so se qualcuno può mettere la quart'ultima, perché sarebbe bello finire leggendo queste quattro righe della, ecco sì, così si fa prima. Sì, qui io, perché ecco, il primo capitolo, come avete visto, si intitola proprio Conoscere e confondere, che potremmo dire è la parola, è la frase che Baruchello ha preso da Valéry ed è un po' l'anima di questo lavoro, non la parola chiave, perché anche questo è importante, cioè la parole chiave, se Baruchello avesse dovuto scegliere le parole chiave non sarebbe stato Baruchello, perché nella disseminazione infinita del suo mondo ce ne sono migliaia di parole chiave, e quindi lo sforzo è stato di arrivare a 1200 parole chiave di Baruchello, che alla fine si annullano completamente, non sono più chiave. Però conoscere e confondere è come se fosse un po' una luce, no? Una specie di sollecitazione profonda che ha animato tutto questo lavoro. E quindi proprio all'inizio di, diciamo così, nella parola, nel lemma psicoenciclopedia, c'è scritto, a parte la piccola frase che deriva da Valéry, no? Conoscere e confondere è un'espressione di Valéry e che dice proprio che tutto il mondo umano giri tuttavia sull'oblio di certe evidenze, che la confusione delle parole e delle con quella delle cose con le nostre proprietà è ciò che rende la conoscenza, la scienza, la pratica possibile, il pensiero in collegamento possibile con le sensazioni. Conoscere e confondere. L'ordine alfabetico nell'enciclopedia è il disordine alfabetico. Come si poteva mettere in disordine un archivio? Lo metti in ordine alfabetico nell'enciclopedia, psicoenciclopedia. E dice Baruchello, e queste sono le sue parole per dire che cos'è la psicoenciclopedia: un lavoro sul sapere. Sogni, ipotesi, esercizi, niente di inamovibile, contro il monumento e la rigidità. Al loro posto, la passione per il sapere, il desiderio, la fragilità. Nessun patrimonio accumulato per sempre, restano polveri, atmosfere. Un sapere fragile, l'assoluto si intacca e sopraggiunge il frammento. Discontinuità nel tempo e nello spazio. Questo è un breve 10 righe che sono all'interno di una voce, in una disseminazione di altre 1000 voci, tra tutte le immagini che ci sono, e c'è questo piccolo cuore che però veramente è l'anima ed è quello che ha portato avanti questo lavoro per i 3 anni. E non ci resta qua che ringraziare ancora Massimo, Jacopo, Gerardo Casale, Loredana Lucchetti, Edoardo Visalli, Daniela, Laura, insomma tutti coloro, piccolo staff nostro, come avete capito, che però insomma in 3 anni è riuscito a fare questo lavoro. Grazie veramente a tutti e grazie a Baruchello.